Una kermesse motoristica di risonanza internazionale. 4 giorni full immersion tra le auto d'epoca, l'heritage e i personaggi che fanno e hanno fatto grande l'Italia. Ad auto e moto d'epoca, le emozioni, la passione, la cultura e la storia dell'auto hanno trovato la propria esaltazione nel padiglione dell'Automobile Club Italia ACI Storico. Auto e moto d'epoca di Padova è il salone dove le eccellenze dell'auto si incontrano, coagulano e si propongono agli appassionati visitatori. Alla rassegna ACI Storico è intervenuto in forma prioritaria, centrale, preminente e di riferimento, contribuendo in maniera significativa al crescente successo. La 34esima edizione di Auto e moto d'epoca si è conclusa con un record di presenze, grazie alla sua formula sempre più innovativa, ed il padiglione 3 dell'Automobile Club d'Italia e ACI Storico è stato il più visitato della fiera. Oltre 100.000 persone si sono entusiasmate di fronte alle 12 monoposto di Formula 1 dal 1927 ai giorni nostri, che ACI ha schierato nella mostra Gran Premio d'Italia Monza Experience, allestita per celebrare le 88 edizioni della massima gara italiana e il nuovo ruolo organizzativo di ACI nella corsa. Tanto pubblico ha affollato i 30 appuntamenti programmati all'Arena degli incontri e dibattiti, ma attratti anche dal racconto dell'epopea della Formula 1. La storia del Gran Premio d'Italia è stato l'argomento caratterizzante la presenza in fiera del più grande ed antico sodalizio di automobilisti del paese, ma anche il fitto programma di eventi, presentazioni, dibattiti, talk show e premiazioni, con i protagonisti dell'automobilismo storico e i grandi interpreti del motorismo sportivo ad incontrare il pubblico, dare voce alla passione e alla cultura che contraddistinguono l'Italia a quattro ruote nel mondo. Non solo Formula 1, non solo Monza Eni Circuit, ma tutto il mondo ACI Storico era a disposizione di quanti hanno posto l'arena come fulcro della visita ad auto e moto d'epoca e hanno potuto provare la guida di una vettura da competizione al simulatore professionale Redway Technology sullo storico tracciato di Monza, comprese le curve sopraelevate. Nei 500 e più metri quadrati del grande stand ACI Storico hanno trovato spazi dedicati il campionato italiano grandi eventi, ACI Global, il PRA, pubblico registro automobilistico, che come ogni anno era presente con uno sportello per il rilascio del certificato proprietà digitale. Tanti e articolati i temi affrontati durante i 30 incontri, dall'inaugurazione del salone all'incontro con i rappresentanti delle case automobilistiche, dalla giornata dedicata alla Formula 1 e al Gran Premio d'Italia, al campionato italiano grandi eventi 2017. E poi ancora ruote nella storia e i borghi più belli d'Italia, la presentazione dell'accordo ACI Storico e RIAR, registro italiano Alfa Romeo, ma anche la nuova Sara Vintage, senza dimenticare uno scatto per il Gran Premio. Raccontare le imprese dei piloti italiani con un taglio differente dal solito, informale e ricco di aneddoti raccontati dagli stessi Arturo Merzario, Bruno Giacomelli, Pierluigi Martini, Alex Caffi, Daniele Audetto e Giancarlo Minardi, ha richiamato centinaia di appassionati, rapiti anche dalla proiezione su maxischermo delle performance dei più grandi piloti italiani al simulatore Redway ACI di guida di auto storiche, che hanno affrontato il giro sul circuito virtuale di Monza al volante della riproduzione della Ferrari 312T, per il quale Alex Caffi è stato il più acclamato. Cresce ed evolve quindi la presenza ad auto e moto d'epoca di Automobile Club Italia, il più grande ed antico sodalizio di automobilisti del paese, ponendo al centro delle attenzioni degli appassionati l'intero padiglione 3, vero fulcro della manifestazione. La grande area ACI Storico ha proposto agli spettatori un percorso nel caleidoscopico mondo della storia dell'auto e di ACI e dà appuntamento ai prossimi saloni di Milano Auto Classica e al Motor Show, mentre sono in serbo tante altre iniziative inedite per il prossimo anno. Tutto questo, diciamo, è venuto perché siamo cresciuti insieme. È cresciuto questo importantissimo salone, oggi diciamo sicuramente il più importante d'Italia, ma uno dei più importanti d'Europa, probabilmente il secondo dopo essere. E è cresciuto anche molto ACI Storico in questi 5 anni da quando è nato. ACI è sempre stata vicino al motorismo d'epoca, ma lo è stato ancora di più, in maniera più concreta, più strutturale, attraverso ACI Storico, che si è dedicato esclusivamente a tutto questo. ACI è, diciamo, ha vissuto parallelamente alla storia dell'auto. La storia dell'auto e l'ACI sono più o meno la stessa cosa ed abbiamo
una biblioteca, abbiamo dei reperti, abbiamo tutta una serie di documenti straordinari che appunto raccontano la storia dell'auto e la storia dell'ASCI.